Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi ascoltiamo Jeans dei Tauro Boys feat. Gli Psicologi. Devo dire che in questa settimana, oltre ad essere stata rilasciata un sacco di musica che mi interessa, ci sono stati anche dei ritorni importanti. Mi viene subito in mente Daytona, Wyn Clan, ma anche i Tauro Boys. E credo che sia proprio la prima volta che ne parlo nel canale perché appunto non ci sono state mai occasioni, è la prima reaction che faccio a loro, quindi vi dico anche un po' quello che è il mio pensiero. Ci sono molto affezionato da quando li ho scoperti, più o meno nel 2017, mi sono recuperato tutte le cose pre-Tauro Tape 1 e Tauro Tape 1 e secondo me questi sono i loro anni d'oro, quelli in cui hanno rilasciato la miglior musica. Dopo nel 2018 è arrivato il Tauro Tape 2 che a me è piaciuto ma non mi ha fatto onestamente impazzire. Nel 2019 è arrivato il Tauro Tape 3 che in realtà ha preso il nome di Alpha Centauri, che a differenza del 2 mi è piaciuto un pochino di più, anche se credo che complessivamente sia il loro progetto più iterato. Dopodiché nel 2020 non hanno rilasciato nulla ad eccezione di Schiava di Roma, un singolo e forse qualche featuring, e adesso sono tornati per aprire il 2021 con questo singolo. Un po' mi dispiace per loro perché secondo me sono rimasti praticamente a metà tra underground e mainstream, perché l'hanno fatto un piccolo salto nel mainstream ma poi non hanno preso granché fama, e anche questa pausa di praticamente un anno e forse anche qualcosina in più secondo me non ha giovato. Comunque sono tornati, come dicevo prima, con questo singolo, con gli Psicologi, Jeans. Penso anche che abbiano pronto un nuovo progetto che magari li raffigurerà tutti e tre insieme, nonostante, devo dire la mia, avrei preferito ora come ora ascoltare dei progetti solisti, perché hanno fatto già tre tape praticamente insieme e avrei preferito osservare il loro comportamento da artisti presi singolarmente. Ascoltiamo insieme a cosa hanno dato vita. Ok, sento già le chitarrine. Serve che mi tassi, dici che siamo giovani pazzi, ma quando sei sola nella stanza a me che panzi. Non mi conosci, quante volte ti ho detto non fidarti di me, baby, mi ah, che pava, non lo riconoscevo. Le ho detto ho fatto un sogno ma non c'eri tu dentro, e baby, eravamo bravi, bravissimi a toglierci jeans per sentire di esistere. Sei perfetta così, quando metti vestiti stretti vorrei ti vedessi con gli occhi miei. Okay. Baby design, non te ne frega un cazzo, è il 2008 e non mi okay. Vesto più designer. Nei miei skinny jeans, stavo sullo skate e non chiudevo i trick, morivo di sete. Incami il tuo cuore dentro i miei DM, non vorrei stare lontano ma lontano di che. Carina, mi è piaciuta, suona molto bene, il ritornello credo sia la parte più bella della canzone, quindi merito degli Psicologi, in particolare di Drust che secondo me è stato davvero bravo. Poi sono poche le cose degli Psicologi che piacciono, quindi lasciatemelo dire. Per quanto riguarda i Tauro Boys, le prime due strofe sono di Pava e Maximilian rispettivamente in quest'ordine, non mi hanno fatto impazzire, Pava un po' meglio di Max, però non lo so, non mi hanno detto granché così a primo ascolto. Poi riparte il ritornello e c'è la strofa di Prince, che a mio parere è stato il migliore dei Tauro Boys, perché la sua strofa comunque mi è piaciuta, molto orecchiabile, ci stava. E poi un'altra strofa di Kaneki, che anche in quel caso fa una bella strofa, carina, però niente di memorabile. Secondo me gli MVP di questa canzone sono stati Drust e Prince. Tra l'altro, a quanto pare, ho appena letto, il beat è stato prodotto proprio da Drust e un certo Winnie the Puta, che scusate ma non conosco, ci sta, classico beat alla Tauro con le chitarrine. Secondo me la Tauro in questi anni si è un po' troppo cullata con queste produzioni con le chitarre che suonano anche un po' tutte uguali tra di loro. È come se avessero trovato questa formula che comunque al pubblico piace e fanno streaming, però è sempre la stessa roba che ripropongono, almeno questa è la mia impressione. Ha influito un po' sull'uccidere la vena creativa della Tauro, che invece secondo me era molto importante e ha fatto la differenza poi nel loro processo artistico di crescita, li ha contraddistinti. Per esempio, se ascoltiamo il Tauro Tape 1 c'è un sacco di sperimentazione. Per dirvi anche una stronzata, c'è un pezzo mezzo cantato in tedesco, che voglio dire è una cosa che in Italia alla fine chi ha mai fatto. Quindi quello che io mi aspetto e vorrei tanto che loro continuassero a rifare è proprio questo, cercare comunque di variare un po' di più nel sound, prendere un po' più di influenze da altri generi e non solo diciamo dal mondo un po' emo. A parte questo è sicuramente un buon ritorno e sono contento alla fine di questa canzone, però adesso è arrivato il momento secondo me di confermare il loro talento.
Voi cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Chi avete preferito nella canzone, i Tauro Boys o gli Psicologi? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste. Iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video e altre reaction. Come sempre in descrizione trovate tutti i miei link, le playlist e i miei social. Seguitemi, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slept.